facendo il sugo. Sto giro esagero, sono 15 pezzi d'aglio, 4 spicchi più o meno. Adesso vediamo. Vabbè, ho già fatto mezz'ora a bagno d'olio senza bollire, adesso sto facendo soffriggere, poi lo lascio riposare di nuovo e poi metto il sugo, i pelati come sempre, piccoli accorgimenti. Ok, fatto anche riposare di nuovo, quindi adesso lo rimandiamo in temperatura, comunque tutto bello dorato, vediamo, facciamo vedere. Si è un po' tutto rovinato, come sempre dico, un po' si spappolerà, ma quello deve fare, è così. Lo rifacciamo un attimo a sfrigolare e poi andiamo col pelato e poi si va. Una sfumata di vino bianco, ma proprio leggera leggera, se no la posate di aceto, concentrato, basta. Ho aggiunto un goccio di olio al peperoncino, un olio fatto da mia mamma, dei peperoncini regalati da Bruno, regalati da Bruno che però sono di Filippo. Ecco, così ringrazio tutte e due, ringrazio Bruno e Filippo, spaccano. Infatti cioè, proprio, ci vuole, lo devi mettere con contagocce, ho dovuto versarlo sul coltello e poi dopo gli buttavo le gocce così e man mano sentivo. Infatti ancora ce n'ho un po' lì volendo. Ah, poi ringrazio anche Bruno che mi ha regalato giubbotto, adesso più avanti appena si potrà riuscire farò il video anche del giubbotto che mi ha regalato. Ok, ci siamo. Ok, adesso qua è sempre difficile, i pelati. Speriamo di non fare danni. Ok, perfetto. Che belli. Ok. Adesso qui riempiamo d'acqua, così puliamo barattolo. Ah, sono bellissimi. Bellissimi sti pelati. Mettiamo l'acqua. Acqua messa, non si vede. Adesso piano piano andremo a mettere.
Per me manca ancora un po' di sale. Ah, si sente il peperoncino. Vabbè, stacco un attimo, tanto adesso lo facciamo andare. Tanto dopo qua va avanti così. Questa è la procedura. Ci siamo quasi, quasi, siamo tre quarti dell'acqua del barattolo. I pezzettoni si stanno spappolando sempre di più, stanno rimanendo solo i culi e i pezzi di aglio che dopo andiamo a togliere. Sì, acqua non si vedrà, mi sa. Comunque è quasi fatto. Qui è così. Finiamo alla fine. Fino a che non abbiamo finito l'acqua, poi facciamo asciugare e togliamo i pezzi. E rispengo, tanto va avanti così. Siamo già più, no, mezz'ora più o meno, da quando ho messo il pelato. Quindi prima c'è stata tutta la preparazione, olio, riposo, con l'aglio, poi soffritto, riposo e poi partenza. Ci siamo quasi? Quasi, vabbè, sì. Che abbiamo quasi finito l'acqua. Dopo si fa asciugare, i pezzettoni si stanno rompendo tutti, quindi rimane solo da togliere i pezzi d'aglio, come dico sempre. Togliamo tutta questa roba qua, però ancora adesso la facciamo andare un po'. Aglio, dice sì, aglio. Vai, adesso. Sale, mi sembra che mi sa fosse un altro pelino, ce ne vuole ancora, però va bene. Adesso finiamo l'acqua, dopo vediamo. Un po' scuro, comunque è così, mi arriva anche tutto il vapore. Allora, giriamo anche un attimo, facciamo vedere. È che non riesco a trovare la niente, non riesco a trovare. Fatica a fare riprese da mangiare così, eh? Dopo sto collo non sta neanche più in piedi. Vai, iniziamo a togliere. Uno. Questo si è picco. Tranquillo, non c'è freddo. Tre. Sei. Sette. Sto contando, bigli bigli.
mi fa perdere il conto. 8 9 mi fa perdere il conto. Dieci. Adesso sarebbe 9 e mezzo perché si è spappolato, mi pare. Comunque 10, 11. Anche questo è spappolato. Tutti o... Oh. Ah no, quella è un'altra cosa. Fegato. Tutti o 12, 13. Quattordici e mezzo. Sì, ce ne sono altri. Perché sono triplicati, sono diventati 8. Ok, tolti quasi tutti. Sei venuto ripreso, sì. Si vedeva più o meno. Comunque, ecco, abbiamo recuperato tutto l'aglio. Qualcuno se lo mangerebbe anche. A me non mi piace mangiato così. Comunque sì, è stato prima nell'olio, a bagno nell'olio, poi è cotto tutto. A posto. Ah no, qui devo mettere... qua. Devo finire, adesso finiamo ad asciugare, se c'è qualche culo lo togliamo. Di pomodoro, di prato. Niente, glielo spappoliamo dentro. I culi, anche quelli, non si vedono quasi più. Un peccato. Sale, va bene.
sì. Non ci si può lamentare. Mi sta andando qua. Beh, ci siamo. Ecco. I culi, lì c'è. Anche lì, c'è un culo. Qualche pezzo d'aglio, però quello non è un problema. Ma sì. Vai, facciamolo finire di cuocere. Andiamo a far vedere i bordi. Ok, va bene. Sì, va bene, va bene. Posto. Lì. Adesso lo facciamo riposare un attimo, così si finisce a asciugare bene. E si sente che il peperoncino. E basta, dopo magari mi faccio un piatto di pasta. Lo inauguro, lo provo già. Dopo questo mi dura, ci faccio due, altre tre o forse anche quattro, dipende. Se mangio, tanto mangio da solo. Oppure ci faccio dei crostini, brustolisco un po' il pane, butto sul pane. Ok, momento di riposo adesso. A posto. Sì, non si vede tanto buio. Guardate, ve lo faccio vedere dopo.